Carenza di personale, turni massacranti per i vigili del fuoco in questi giorni di allerta meteo a causa anche del caldo e di numerosi incendi. Ascoltiamo Carmelo Barbagallo, USB Vigili del Fuoco Sicilia. Continua incessante l'opera del Corpo dei Vigili del Fuoco in questi giorni di piena emergenza caldo che, stando alle previsioni, non intende diminuire. Tante sono le difficoltà, non avendo unità aggiuntive, ma solo quelle attuali. Maggiore tutela per questi lavoratori che ogni giorno garantiscono ai cittadini la sicurezza. Ascoltiamo le parole di Carmelo Barbagallo, USB Vigili del Fuoco Sicilia. Sfatiamo il tabù che quando ci sono allerte meteo rosse i vigili del fuoco mettono in campo squadre preventive di emergenza. Questo non accade così come accade in altre realtà. I vigili del fuoco hanno le squadre giornaliere, le squadre normali, quelle che quotidianamente sono costrette a chiudere i distaccamenti perché c'è un sottodimensionamento dell'organico. Abbiamo attualmente una squadra aggiuntiva a Boschivo. In tutto il territorio regionale ne esistono 15, ma le difficoltà sono veramente abnormi. Perciò sfatiamo questo tabù che i vigili del fuoco, qualora ci sono allerte meteo rosse, sia quando ci sono gli incendi, sia quando ci sono nubifragi o altro tipo di emergenza, i vigili del fuoco non hanno assolutamente squadre aggiuntive. Devono sopperire con le unità che hanno, con le poche unità che hanno. Attualmente anche i colleghi che vengono chiamati straordinario non riescono a garantire ulteriori 12 ore di servizio perché sono veramente stanchi. Tantissimi hanno avuto colpi di calore perché il clima sta mettendo in ginocchio anche i soccorritori stessi, pertanto il riposo fisico ci vuole, si deve rifocillare, pertanto è meglio avere personale fresco, avere personale nelle sedi di servizio e non chiuderle, che fare il lavoro straordinario è diventato ormai ordinario. Noi come organizzazione sindacale questo lo rivendichiamo, vogliamo che i vigili del fuoco vengano tutelati quotidianamente e costantemente, soprattutto in periodi di grosse criticità come queste.